mio canale YouTube! Finalmente primissimo video del 2023 e come potete vedere sono ancora nella mia vecchia casa, cioè a casa dei miei. Purtroppo la mia casetta ancora non è allestita, ma non vi preoccupate perché a breve cominceranno i lavori, quindi vi mostrerò tutto quanto, lo vedrete sicuramente sia su TikTok, qua negli shorts, vedrete tutto. Poi appena finirò tutta la casa ci sarà ovviamente l'home tour. Se invece volete sapere tutto in anteprima, ovviamente seguitemi su IG perché nelle storie vi spoilerò già tutto, vi do delle anteprime, delle chicche che non vi potete perdere. Dunque, il video di oggi è un video molto interessante perché mi truccherò solo, attenzione, mo lancio a bomba, no, ma non intendevo una bomba vera, vabbè, lasciamo stare. Oggi mi truccherò solo utilizzando i prodotti di Dishy Glam. Adoro. Mi hanno inviato un sacco di cosine molto molto carine e quindi che faccio? Non le proviamo le cose? Ma certo che le proviamo, ovvio. Però prima di incominciare, sigla! No, mamma mia, raga, ve lo giuro, c'è veramente tanta roba da provare che... Ah, non so da dove cominciare. Allora, vi devo dire che alcune cosine già le conosco, le ho già testate, sicuramente le avrete viste anche nei miei TikTok. E alcune cosine no, quindi le scopriremo insieme. Per quanto riguarda la skincare, non ci sono prodotti, quindi ho già messo io creme, contorni occhi, eccetera, eccetera. Però c'è un primer, e quindi proviamo questo primer viso. Ed è questo qui, e si chiama Birthday Skin Primer. Credo sia un primer idratante. Ha tipo una consistenza particolare, non lo so. E per applicarlo c'è la sua spatolina. Prendiamo... che figa, sembra tipo de mangiarsi uno yogurt, ah, no. Allora, consistenza molto cremosa, molto carino, poi si è asciugata subito, ci piace. Prima di passare al fondotinta farei una spruzzatina di spray fissante. Allora, ne ho due, questo è il Sunday Picnic che già conosco ed è molto buono. E poi c'è questo qui, Press Refresh Setting Spray. Credo sia sempre uno spray fissante, ma con un potere rinfrescante. Io prima di truccarmi ne ho bisogno, quindi... Esci? L'odore è buonissimo. Siamo così per asciugare prima. Bene. Direi che ci siamo. Passiamo al fondotinta. Oh, finalmente provo lo Skin Influencer Full Coverage Foundation. Cioè, questo fondotinta l'avrà provato tipo tutta TikTok. E io ancora non l'avevo provato una minima volta. Hanno detto che è super top, super coprente. Te copre l'anima praticamente. Ma che bella consistenza. Allora... Ho varie colorazioni, devo vedere quale è adatta alla mia carnagione. Opterei per la colorazione Fair, questa qui. E per stenderlo ovviamente andiamo a utilizzare il suo pennello. Questo qui è a lingua di gatto ed è proprio della collezione Skinfluencer Foundation. Cioè è proprio fatta apposta, è proprio la combo per questi due. Wow, allora forse leggermente poco chiaro, però... La coprenza, wow, è veramente coprente. Allora, io preferisco sempre i fondotinta leggermente più chiari, perché tanto poi si va a lavorare con il contouring, e quindi, insomma. Che poi è troppo scuro, c'è troppo di sacco. Nasino. Allora, è molto corposo, e infatti mi sa che tra poco lo vado a lavorare molto bene anche con la Beauty Blender, per aiutarmi a stendere al meglio il prodotto. Di solito io faccio così, prima passo col pennello e poi vado con la spugnettina. Mi aiuto con la spugnetta per stendere bene tutto quanto il prodotto. Ok, sì, lo so, sembra un fantasma. Però adesso rimediamo con il contouring. E come video contouring ho pensato di provare a fare un axe. Mentre girovagavo per TikTok ho trovato questo video qui di questa ragazza che fa questo meraviglioso contouring. Poi va a mettere un po' di blush e un po' di correttore. E poi sfuma tutto quanto con la spugnetta. Proviamoci! Come prodotto per il contouring vado ad utilizzare questo qui in crema. È il Sunscut Liquid Contour nella colorazione Golden Sun. Eccolo qua.
ed è uguale ai blush a spugnetta che avrete sicuramente visto nei miei video. Oh god, è cute, mi piace troppo. Adoro, il colore è bellissimo. Poi va all'attaccatura. Comando, evitate di colorarvi i capelli. Poi va sul mento. E poi va una, due. E colora anche qua sotto il naso. Mi piace un sacco il colore, raga. Io faccio sempre fatica a trovare un contouring stick barra in crema di un colore decente, perché di solito sono o troppo arancioni o troppo scuri. Questo, devo dire, è perfetto. Invece come blush andrei ad utilizzare questo qui, che è in stick. Praticamente da una parte ha il colore, va ruotato così, Arianna, banana, questa colorazione rosia. E la cosa figa è che dall'altra parte c'è il pennellino per sfumare tutto quanto. Ok, lei semplicemente passa il blush così. Non ne voglio mettere tanto, è molto rosia, però bello. Ok, e poi ho utilizzato un correttore chiaro per appunto fare le parti chiare. E adesso sfumiamo tutto ed utilizzerò questo pennellino qui. Ah, e ovviamente prima di sfumare, setting spray. Ma come l'ho preso? Non lo so. Sa di mirtillo, adoro. Tipo di frutti di bosco. Adoro, buonissimo. Questo aiuta a sfumare meglio il prodotto. Sfumiam, sfumiam. La, na, 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 na. Sfumiamo bene anche l'attaccatura. Cioè, non ci credo, raga. Mi si è spenta la macchina fotografica! Mannaggia! Cioè, tutte a me capitano, tutte a me! Dunque, eravamo rimasti alle sopracciglia. Stavamo utilizzando la penna, che vi devo dire non mi dispiace assolutamente, perché l'effetto è super naturale. E dall'altra parte c'è anche la matitina, che devo dire scrive anche molto bene. Niente male. E invece dall'altra parte volevo utilizzare invece la pomatina. Questo è waterproof. Stoppa un casino. Oh mamma, ce la posso fare. Immergo il pennellino. Un po' di prodotto. Questo è un pennellino angolato. L'altra parte ha il pennellino per pettinare le sopracciglia. Questo è dunque base waterproof, quindi è molto resistente. Rimane molto più pigmentato rispetto magari a una penna o una matita. E vi devo dire che io prediligo sempre questo effetto. Cioè, a me piace proprio l'effetto molto carico sulle sopracciglia. Sono fatta così, non mi piacciono quelle naturali. Poi la parte esterna invece la sfumo con un po' di prodotto, cioè già il prodotto che era rimasto sul pennello, per far sì che appunto rimanga un effetto un po' più naturale sull'attaccatura. Qui vedete che l'effetto è molto più naturale, mentre qua è molto più marcato. Però devo dirvi che mi piacciono entrambi. Si sfuma molto bene il prodotto. Questo, aspettate, vi dico il nome. Si chiama Boss Brow Waterproof Pomade Soft Brown colorazione. C'è anche il fissante per le sopracciglia trasparente, che appunto vado ad utilizzare alla fine per fissare e pettinare le sopracciglia. Ah, adesso ci divertiamo, perché tocca agli ombretti. Allora, qui io ho un po' di palette molto molto carine. Ad esempio c'è questa qui, della Welcome to Our Playground. Questa qui, che è super super colorata. E questa cosa ci piace un sacco. Questa già avrete sicuramente visto in qualche mio video. Ha tantissimi colori tendenti al nude, quindi sono colori un po' più soft rispetto alla palette di prima. E poi ci divertiamo un sacco con gli ombretti liquidi. Intanto ho trovato questo trio di ombretti liquidi, tutti glitteriosi, e questa cosa ci piace. Approvato. Like, pollicione all'insù se ho anche di glitter. Argento, ramato e dorato. Questo è fighissimo. Questo invece non lo conosco. È sempre un ombretto in gel. Sono tipo dei glitter sul bluette, tipo c'è del giallino. Mi incuriosisce un sacco. Poi c'è questo qui, che è della collezione Chroma. Oh, sì, adoro. Cioè, guardate che bello. Cioè, io tipo innamorata. Per andare a stendere gli ombretti andrò ad utilizzare questi qui del set di Welcome to Our Playground. Allora, io direi di fare qualcosa di un po' soft, così vado a divertirmi un po' con gli ombretti glitterati. Quindi vado ad utilizzare la palette Sunday Picnic. Vado ad utilizzare questi due qui insieme miscelati. E vado a sfumare sull'incavo dell'occhio. Ah già,
In tutto ciò mi sono dimenticata di mettermi le pinzette. Ah, perché me le ero tolte. Porto bene verso l'esterno l'ombretto. Faccio la stessa cosa anche dall'altra parte. Poi vado ad utilizzare questo qui, un po' più scuretto, e lo sfumo leggermente più sotto rispetto all'ombretto che ho utilizzato prima, per dare un po' più di tridimensionalità al tutto. Poi nella parte esterna vado a sfumare l'ombretto un po' più scuro, sempre quello che ho utilizzato prima, e me lo porto all'esterno. Poi io di solito pulisco bene la zona con un correttore e vado a pulire. Come bello pigmentoso, ci piace. Pulisco bene la zona tamponando e sfumando bene. E voilà, risulta molto molto più preciso. Ovviamente faccio la stessa cosa anche dall'altra parte. E vado a pulire anche di qua. Ok, poi con il mio bellissimo ditino vado ad applicare un colore alla base un po' più chiaro. E io andrei ad utilizzare questo qui. Sì, volendo potrei anche utilizzare il correttore, però volevo un effetto un po' più nude, neutrale possibile. E lo stendo su tutta la palpebra mobile. Sono molto tentata di provare questo ombretto qui, effetto cromatico. Anzi, lo proviamo subito, assolutamente, perché mi sono innamorata. Adoro, adoro. Ok, poi sfumandolo un pochetto si perde un po' il colore, quindi lo ripassiamo. È molto, molto, molto bello. Bello, ci piace. Anche di qua. Non so se si nota l'effetto, ma è molto, molto carino. E adesso direi che è arrivato il momento dell'eyeliner. E qui ho trovato un axe da poter replicare. Quindi un po' effetto gattigna. Allora, come eyeliner vado ad utilizzare questo qui, che è il Pro Precision Waterproof Liquid Eyeliner. Tira una linea. Quando lo stendo io cerco sempre di fare trattino trattino, in modo tale da fare una linea dritta, altrimenti tiro dritto una volta, una botta secca e via. Vado a tracciare l'altra per chiudere. Come potete vedere c'è il triangolino. Vado a riempire tutto quanto. Ok. Poi dall'attaccatura faccio partire una linea. Ok, in questo modo. E poi vado a ricreare la nostra codina, l'altra. In questo modo, molto gattigna. Miau. E facciamo la stessa cosa anche da questa parte. E voilà, eyeliner fatto. Adesso, prima di andare a mettere le ciglia finte, direi di andare con il mascara. E io ho questo qui di SheGlam, che vi avevo già fatto vedere qualche annetto fa, che è quello duo. Quindi da una parte ha lo scovolino molto più cicciotto e più spesso con le fibre, mentre dall'altra parte c'è lo scovolino in silicone per separarle molto bene. Io ve lo giuro, non so che cosa abbia la mia fotocamera contro di me, si è interrotto mentre spiegavo la cosa del mascara. Intanto avevo già messo ciglia finte, illuminante e rossetto. Top! Allora, vi faccio vedere in breve che cosa ho fatto. Intanto ho applicato le ciglia finte con questa colla qui, che assomiglia un sacco a un calzoscarpe, ve lo giuro, cioè è la prima cosa che mi è venuta in mente. E vi devo dire che incolla molto molto bene. Le ciglia in questione che ho utilizzato sono queste qui, sono molto molto cute, ce ne sono di vari tipi. Sono 8 paio di ciglia finte, dove due hanno le farfalline. Qui abbiamo i ciuffetti rosa sulla punta e poi ci sono varie dimensioni. Io ho optato per quelle un po' più classiche, che sono anche leggermente poco poco più corte e danno questo effetto appunto a scala. Mi spiace perché ho fatto vedere pure come applicarle. Poi, combo della vita che ho scoperto, questa combo di illuminanti, cioè questi due. Adesso ve li faccio vedere meglio. Il primo è il Glow Bloom Liquid Highlighter nella colorazione Vanilla Frost. Cioè, raga, ha una colorazione pazzesca, lo ripasso sul naso per farvi vedere l'effetto, cioè è super luminoso, cioè ok, adesso ho esagerato perché ce l'ho ripassato, però cioè, mi illumina la vita, wow, è una bomba, fantastico. E poi ci ho passato sopra l'illuminante sempre della colorazione Chrome Zone, questo appunto è il Chrome Zone Multichrome Highlighter Lucid, che si presenta
così e lo vado ad applicare con il pennellino a forma di zampettino. Che carina! Stupendo, mi piace un sacco. Bellissimo, io approvo questa combo, pazzesca, pazzesca. E poi sono andata ad applicare il rossetto utilizzando questo kit che si chiama Cocoa Kiss ed è della collezione di Willy Wonka. Infatti sia la matita che il gloss sanno di cioccolato, tra l'altro questo, cioè, secondo me sa di cioccolato e caramello. È caramello, non è cioccolata. No, eh. E devo dirvi che l'effetto è molto molto bello. A parte che mi viene da mangiarlo. E questo è l'effetto. E come contorno appunto ho utilizzato la matita. E infine sono andata ad applicare il setting spray, ovviamente per fissare tutto quanto. Che buono, sa di lampone. And that's it! Questo è il risultato finale. Devo dirvi che non mi dispiace affatto. I miei prodotti preferiti sono stati sicuramente illuminanti, quello in crema e quello in polvere. E anche i prodotti per le sopracciglia non mi dispiacciono. E l'eyeliner. L'eyeliner molto comodo, secondo me. Adatto anche a chi è alle prime armi, che ancora non se la sa giocare bene con l'eyeliner. Bene, detto ciò, io spero che questo video vi sia piaciuto. E come sempre lasciatemi un pollicino all'insù se volete anche vedere altri video di questo genere. E ovviamente lasciatemi un commentino qui sotto. E ovviamente suggeritemi altri video da poter fare. Io come sempre vi lascio il link del mio merchandising qui sotto in descrizione. E come sempre vi ricordo che potete trovarmi anche sugli altri social, Instagram e TikTok. E niente, io direi che ci vediamo a un prossimo video. Ciao 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 ciao!